Sushini, eccoci tornati in un nuovo video, sempre vestita uguale, ma voi mi amate così. E cominciamo con i saluti, se non me li dimentico. Sara Bonura, ciao Sara. Asia Pibiri, ciao Asia. Marina Alpi, ciao Marina. Nicole della Vedova, ciao Nicole. Jasmine Ruggero, ciao Jasmine, o Yasmin, scusami. Leti Angie, ciao Leti, spero, penso che stia per Letizia. Ciao Benedetto Giorgio. Crazy Andre. Ciao Andrea. Ciao Eleonora Giacalone. Ciao Andrea Riscica. Beatrice Telandro e Alessia Guglielmi. Ciao ragazze. Ok, possiamo cominciare subito. Questo è un video che interesserà tantissime di voi. Allora, cioè, è un video su trucchetti per dimagrire più in fretta, più veloce, più facilmente, tutto quello che volete. Allora, non è detto che io questi trucchetti, partiamo dal presupposto che magari uno dice: sì, certo, tu ci dici quali sono i trucchi, però tu non li fai. Io non li faccio per pigrizia, no, perché non funzionano, perché quando poi mi metto a dieta li seguo anch'io questi trucchetti e funzionano tutti. Allora, primo trucco che sentirete, voi direte: no, ma com'è possibile? No, invece è così. Fare più pasti al giorno. Allora vi spiego come funziona. Noi dimagriamo grazie al nostro metabolismo, che è il procedimento che fa il nostro corpo per bruciare e assimilare le sostanze nutritive. Mo' l'ho studiato, quindi. Il nostro metabolismo va stimolato. Se io in un giorno mangio due volte, cosa succede? Mangio, il metabolismo lo prende. Non mangio più per tanto tempo, quindi il metabolismo va in panico. Oh mio Dio, non mi sta più dando cibo. Oh mio Dio, dov'è? Mangio la seconda volta della giornata. Come arriva il cibo? Lo prende subito, lo tiene tutto, lo tiene tutto, lo mette qua, lo mette qua. Perché ha paura di avere un'altra crisi di astinenza da cibo, quindi lo prende tutto. Se invece noi mangiamo 4-5 volte al giorno, poco, poco, ma più volte al giorno, il nostro metabolismo è sempre attivo, funziona, quindi continua a bruciare. Mangio alle 8. Ok, brucio, mangio alle 10, mangio a mezzogiorno, mangio. No, è un giro, è un circolo vizioso, continua. Se invece io glielo do a pezzi, magari mangio la colazione e poi mangio la cena, il metabolismo lo prende tutto, lo assimila. Invece se glielo do poco a poco, lo brucia. Come quando si dà da mangiare a una persona, gliela dai poco a poco, pian piano la digerisce, dai tutta insieme e gli rimane sullo stomaco. Stessa cosa il nostro metabolismo. Quindi il trucchetto del mangiare più volte al giorno funziona, è vero. Secondo trucchetto, l'acqua. Signore e signori, l'acqua. Allora, più bevi, più dimagrisci. Perché l'acqua cosa fa? Come tu, anche un bicchiere d'acqua, il metabolismo si attiva. E bim, brucia tutto, brucia tutto. Bisogna bere acqua. Allora, in media in un giorno è meglio berne 2 litri e mezzo. Non troppo perché ti spacchi i reni, non troppo poco perché i tuoi reni non funzionano. E in più non funziona neanche il metabolismo. Quindi, tanta acqua nel giusto e divisa nella giornata. Cioè, bere 2 litri d'acqua tutto in una volta la sera non serve a niente. Bere 2 litri d'acqua divisi in 24 ore invece serve. L'acqua aumenta il metabolismo, aiuta il nostro cibo a essere espulso, ad andare giù, ci fa fare tante plin plin che eliminiamo le scorie. L'acqua è la vita per noi. Senza, possiamo stare senza cibo, ma non senza acqua. L'acqua è la vita. Quindi consiglio bere tanta acqua. Terzo trucchetto, la mattina bere appena ti alzi, mezz'oretta prima di fare colazione, o comunque capisco che molti non hanno il tempo, io in primis, quindi infatti non lo faccio, ma nel dubbio se avete il tempo fatelo. Prima di fare colazione, bevetevi un bicchiere d'acqua e limone, perché il limone aumenta il metabolismo. Allora, dimagrire si basa tutto sul nostro metabolismo, perché è lui che brucia i grassi in più, è lui che brucia tutto lo schifo che abbiamo in più, è lui. Quindi dobbiamo aiutarlo e il limone è un altro metodo per aumentare il metabolismo, per velocizzarlo. Non so perché, poi fa anche bene, ti depura, ti sminchia, ti trinchia e in più dimagrisci, quindi bere un bicchiere di limone tutti i giorni prima di alzarsi. Poi, altri trucchetti, ci sono le tisane, le famose tisane detox e tutte quelle caccate lì.
Funzionano, ma perché? Perché è sempre il solito discorso, tutto il dimagrimento va si gira intorno all'acqua. Allora, le tisane ci fanno fare tanta plin plin, ecco perché dimagriamo, perché eliminiamo le scorie, eliminiamo i liquidi in eccesso, sempre la stessa storia dell'acqua. Bere la tisana o bere l'acqua è la stessa cosa. È vero che in certe tisane ci sono quelle erbette che o ti fanno rilassare o ti fanno questo, ti fanno minchi cazzi e trazzi. Questo non ve lo so dire se questo funziona o no. Anche la storia del Fit Via che va tantissimo. Il concetto è l'acqua in sé, è bere l'acqua. Altri trucchetti è il più brutto di tutti. Allora, facendo già tutti questi trucchi senza neanche, senza fare palestra, già mi fanno bene, già dimagrito. Un altro trucchetto senza fare palestra è quando vanno mangiati i carboidrati, assolutamente, perché altrimenti se voi non li mangiate mai, cosa succede? Che il giorno che li mangiate, il vostro fisico li prende, li incastra nella ciccia, li tiene lì perché ha paura che poi non gliene date più di nuovo, quindi li tiene. Quindi se invece voi fate il solito discorso, darne poco a poco, va bene. Guardate, io sono cieca, ok. Va bene, e i carboidrati servono tantissimo. In un giorno sembra una cacata, ma la cosa che dobbiamo inserire di più sono i carboidrati. L'ho studiato al corso l'altro giorno e è così. Sembra una boiata, invece è così. I carboidrati mangiateli, ma consiglio, mangiateli la mattina a colazione che vi danno un sacco di energia, oppure a mezzogiorno. Se invece li mangiate la sera, succede che voi poi andate a dormire col carboidrato nello stomaco e il corpo lo assimila. Se invece lo mangiate o la mattina o a mezzogiorno, ci sono ancora un sacco di ore per bruciarlo e quindi andate a bruciarlo. Se invece lo mangiate la sera, ve lo accumulate. Se lo mangiate prima li mangiate i carboidrati in meglio stato, insomma. Ecco. C'è un piccione che mi guarda. Poi, ovviamente, l'altro trucchetto è la palestra. Allora, raga, sfondarsi di palestra tutti i giorni, 2 ore. No, ma perché? Basta anche mezz'oretta al giorno. Mezz'oretta al giorno oppure un'ora un giorno e un giorno sì, un giorno no. Un giorno sì e un giorno no. E vedrete che avete gli stessi risultati. Cioè, spaccarsi di palestra tutti i giorni non vi porta a niente se non all'essere esausti, al farvi male e al poi dire no, basta, non ho più voglia perché ne avete fatta veramente troppa e inutilmente. Invece se la fate a pezzettini, il solito discorso, raga, presto, mia nonna dice sempre, presto e bene non va d'accordo, e Dio santo sa solo quanto c'ha ragione sto detto. Tutto piano, 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 tutto insieme non vi porta a niente, vi porta poi a mollare perché non ne potete più. Piano, 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 piano vi porta ai risultati. Quindi anche la palestra, se siete pigri non la fate, non è proprio necessaria. Se invece ce la fate, ne avete voglia, dimagrite ancora più in fretta, in più vi rassodate anche, ma sempre pezzo a pezzo. Poi che dire, mangiare tante proteine, tante verdure e basta. Bisogna avere comunque una dieta completa, raga, perché raga, io ne ho provate veramente tante. Vi posso assicurare che tutte funzionano, ma poi c'è quella che funziona a tempo lungo e c'è quella che funziona che dopo che la smettete riprendete tutto subito. Invece con le diete equilibrate nel tempo rimanete così. Quindi tutto è necessario, sia carboidrati, sia le proteine, sia i grassi, sia le verdure e la frutta. Certo, meno ne si mangia meglio è, ma bisogna averli tutti. In una giornata meno grassi si mangiano, meglio si sta, però bisogna mangiarli. Ci sono i grassi buoni, raga, ci sono i grassi buoni. L'avocado è un grasso buono. Fa benissimo l'avocado. E fidatevi che, raga, il cibo, cioè il nostro corpo va avanti grazie al cibo. Quindi il cibo veramente può cambiare il nostro corpo, veramente ci può fare del bene e se usato male ci può fare del male. Mo, dopo sta psicologia di diete, oggi è tutto il giorno che faccio la psicologa, vi auguro un bocca al lupo per chi sta facendo la dieta, giuro che adesso la riprendo anch'io, ma non c'ho la voglia, non c'ho la voglia perché sono pigra! E ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di seguirmi su tutti i social e vi mando un gran bacino.